Economia, il Piemonte riparte. Commercianti, continua la protesta alle gru. Inquinamento, tante le iniziative contro lo smog. Pattinaggio sul ghiaccio, a Torino i campionati nazionali. Un buongiorno e un benvenuti a una nuova edizione di Futura News. Apriamo subito con la notizia del giorno che viene dalla politica, perché dopo 32 scrutini e quasi un anno e mezzo di votazioni, il Parlamento è riuscito ad eleggere i tre giudici della Corte Costituzionale mancanti. Augusto Barbera, Franco Modugno e Giulio Prosperetti sono questi i nuovi membri della Consulta che sono scaturiti dall'accordo tra Grillini e Governo. Una tregua, quella tra il PD e il Movimento 5 Stelle, che ovviamente ha scatenato l'ira di Silvio Berlusconi e accantonato il centrodestra. E cambiamo argomento, come avete sentito nei titoli, l'economia piemontese sembra essere ripartita dopo anni di difficoltà. Con l'analisi di Tommaso Spotti andiamo a vedere nel dettaglio la situazione. È arrivata la fine dell'anno ed è tempo di bilanci. Sindacati, industriali e regione concordano nell'affermare che l'economia del Piemonte è ripartita. Gli occupati aumentano dell'1,5% rispetto al 2014, con 26.000 nuovi posti attivati. Una crescita dovuta alla ripartenza del lavoro autonomo, che ha compensato la perdita di 4.000 addetti nel settore privato. Il tasso di occupazione è così passato dal 61,8 al 63%, causando una diminuzione di mezzo punto percentuale della popolazione lavorativa inattiva. Un dato significativo arriva dai contratti a tempo indeterminato attivati grazie al Jobs Act e agli sgravi fiscali. Sono state infatti 54.000 le assunzioni grazie a questa tipologia contrattuale, con un aumento del 61,9% rispetto al 2014. Da sottolineare comunque che l'ingresso nel mondo del lavoro avviene soprattutto attraverso contratti temporanei. Solo il 18,7% ottiene infatti un'assunzione a tempo indeterminato. E con la ripartenza del mercato del lavoro continua a diminuire il ricorso agli ammortizzatori sociali. Nel 2015 sono state infatti attivate 71 milioni di ore di cassa integrazione, contro gli oltre 100 milioni dello scorso anno. Una diminuzione dovuta soprattutto al crollo della cassa in deroga, che si è dimezzata negli ultimi 12 mesi. Resta però preoccupantemente alto il dato ordinario. Sono oltre 27 milioni le ore attivate nel 2015, il triplo di quelle richieste nel 2008. In chiusura permangono i timori sul tasso di investimento, che resta preoccupantemente sotto il livello pre-crisi. La diminuzione della spesa, sia privata che pubblica, rallenta infatti la ripresa economica. E passiamo adesso al centro commerciale Le Gru di Grugliasco, che da domani dovrebbe prolungare l'orario di apertura fino a mezzanotte. Una decisione però che ha scatenato l'ira dei sindacati, che infatti hanno indetto uno sciopero. Costanza Formenton ci racconta tutte le reazioni. Nella settimana tra il 18 e il 23 dicembre il centro commerciale Le Gru resterà aperto fino alle 24. Una decisione che ha fatto molto discutere e ha creato malcontento tra i dipendenti, costretti, come si legge sulla loro pagina Facebook, a lavorare anche la domenica e quasi tutti i giorni festivi. Negli ultimi anni sono sempre di più le attività commerciali che scelgono di posticipare l'orario di chiusura e di aprire anche la domenica. Una tendenza inaugurata dal Carrefour di Via Madama Cristina, il primo a Torino ad aprire 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Sono molti mestieri che richiedono grande sacrificio. Siamo andati a chiedere ad alcuni lavoratori torinesi quante ore lavorano e quali sono le rinunce a cui vanno incontro. Allora, io lavoro dalle 5 del mattino alle 7, 7 e mezza di sera, quindi una media di 14 ore al giorno, 6 giorni su 7. Il guadagno che mi esce da questa attività mi permette, facendo molti sacrifici e avendo la fortuna di convivere, mi permette di arrivare, come si dice, a fine mese. Alzandomi comunque tutti i giorni alle 4 e mezza di mattina, la sera magari non ho più tempo di uscire con i miei amici, con la mia ragazza e fare quello che fino a 2-3 anni fa facevo. Lavoro tutti i giorni della settimana in questo momento, compresa anche la domenica, sempre lunedì mattina, ovviamente facciamo il nostro recupero giustamente nella settimana. Ho iniziato a lavorare qui, la domenica non si lavorava, cioè era un negozio normalissimo perché io arrivavo dalle gru, quindi sono andata via di là perché c'erano dei turni stressanti, invece adesso ormai ci stiamo adeguando anche noi. Sono tanti anni che faccio questo lavoro, quindi ormai lo aspetto, non è un problema, non è un peso per ora. Forse magari avessi avuto qualche bambino a casa, eccetera, sicuramente sarebbe stato un peso. Però in questo... E Torino non rimane indifferente nemmeno alle tematiche ambientali di cui si è molto parlato nella scorsa settimana a Parigi. Il nostro Claudio Carollo ci spiega quale iniziative ha preso il comune per far fronte al crescente inquinamento della città.
Nonostante 60 giorni di smog sopra il livello di allarme, Piero Fassino e l'assessore all'ambiente Enzo La Volta sono tornati dalla COP21, la conferenza internazionale sui cambiamenti climatici di Parigi, con delle certezze in più sulla salute di Torino. Dati alla mano, il sindaco ha annunciato il raggiungimento degli obiettivi per la diminuzione del PM10, quella materia particolata tanto dannosa che ristagna sopra la città. Dal 1991 ad oggi la riduzione di emissioni di CO2 a Torino è stata del 22%. Vogliamo continuare su questa strada, l'obiettivo è di realizzare una riduzione globale del 30%, cioè 10 punti in più di quelli che prescrive l'Unione Europea. I due giorni di trasporti pubblici gratuiti, il 10 e 11 dicembre, sono costati 290.000 euro alla GTT, ma hanno avuto buoni effetti sulla riduzione del traffico. È stato comunque un intervento straordinario che rappresenta un'eccezione rispetto alle diverse misure attuate dal Comune per l'ambiente. Abbiamo più di 5.000 abbonati a un servizio quale quello del car sharing, il 20% di questi abbonati ha dismesso l'auto di proprietà, l'ha venduta, vuol dire che abbiamo 1.000 auto in meno che circolano nella nostra città. Noi abbiamo raggiunto questi importanti risultati coinvolgendo i cittadini nel mettere a disposizione strumenti alternativi di mobilità al veicolo privato e ripeto, le risposte sono positive. E cambiamo decisamente pagina adesso, aprendo quella degli spettacoli, perché lo scorso fine settimana a Torino è tornato il grande show del Circo Vertigo con una delle performance più apprezzate, il Vertigo Cirque Carillon. Due serate di musica e acrobazie che ci racconta il nostro Andrea Lavalle nel servizio. Fate, clown e ballerine si esibiscono in spettacolari evoluzioni aeree a 20 metri d'altezza nella suggestiva cornice di Piazza Castello. Il tendone del circo si solleva e lo spettacolo si anima come una giostra, con luci e musiche che lasciano senza fiato una piazza gremita. E il Cirque Carillon, lo spettacolo portato in scena inizio dicembre dal Circo Vertigo. Sono più di 80 le persone che hanno realizzato questo spettacolo a vario livello. È nostra grande tradizione quella di creare uno spettacolo di Natale. Quest'anno, dopo 3 anni, la città di Torino ci ha chiesto di rimettere in scena il Vertigo Cirque Carillon, che si è sviluppato non solo attraverso il lavoro aereo con la gru, ma anche con delle controscene che ci hanno permesso di assorbire un po' i tempi morti e degli agganci e degli sganci di tutte le acrobazie aeree che abbiamo creato. Ad agosto Circo Vertigo ha vinto il bando per i progetti di residenza artistica, indetto dalla Regione Piemonte per promuovere e sviluppare le esperienze di rinnovamento dei processi creativi, della mobilità e del confronto artistico. Circo Vertigo è un progetto nato 15 anni fa che lavora a 360 gradi sul circo contemporaneo. Siamo un corso di formazione professionale, abbiamo un progetto di trasformazione in Accademia Università del Circo. Siamo una compagnia, siamo diventati una delle due compagnie di circo contemporaneo riconosciute dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali con un organico artistico e tecnico under 35. A Natale il circo torna in scena con il Vertigo Christmas Show, una favola natalizia tra magia e sogno. Il protagonista ideale dello spettacolo è un bambino che sogna, che quindi si immedesima nel volo, nella libertà che si crea attraverso il circo e che va in scena dal 26 di dicembre al 6 di gennaio al Teatro Le Serre di Grugliasco. Mancano pochi giorni ormai a Natale e tornano anche le iniziative solidali. In città infatti non mancano le occasioni per trovare il regalo perfetto, ma allo stesso tempo anche per dare una mano a chi ne ha più bisogno. Ce lo racconta Daniele Pezzini. Morbidi peluche, decorazioni, accessori per la casa e cesti natalizi. I regali solidali tornano ad arricchire il Natale torinese, sostenendo i progetti locali e le attività di associazioni internazionali. Tra le tante iniziative spiccano il Christmas Shop dell'Associazione Adisco e quello della Fondazione Paideia, impegnati a raccogliere fondi per due importanti progetti benefici. Il ricavato sarà destinato alla costruzione di due stanze di logopedia del nuovo centro Paideia, un progetto ambizioso della Fondazione Paideia, una struttura che sarà dedicata alla riabilitazione e alla socializzazione che vedrà la luce nel 2017 in via Moncalvo a Torino. Abbiamo cominciato a dare voce a questo nostro progetto dell'Hospice o l'Isola di Margherita, come l'abbiamo voluto chiamare, che è un reparto che purtroppo è destinato a bambini che sono affetti da malattie incurabili. È il primo reparto di questo genere in Italia all'interno di un ospedale. Ad arricchire l'offerta dei regali anche lo spazio Natale di Emergency e i banchetti dei volontari di Medici Senza Frontiere nei punti vendita Feltrinelli, per un Natale 2015 all'insegna della solidarietà.
In chiusura passiamo allo sport adesso, perché il pattinaggio sul ghiaccio in questi giorni è grande protagonista della nostra città. Sabato, infatti, prima della consegna del Golden Skate Award, ci sarà la cerimonia di chiusura di Torino, capitale europea dello sport 2015. Federica Frola. Precisione, forza, grazia e tanta passione. Al via i campionati italiani assoluti di pattinaggio sul ghiaccio. Ad un mese dal decennale delle Olimpiadi 2006 si torna al Palavela per chiudere l'anno di Torino, capitale europea dello sport. È la seconda volta di fila che il capoluogo piemontese viene scelto per ospitare questa competizione nazionale organizzata dalla Federazione Sport Ghiaccio e dalla società torinese PAT. In gara ci sono anche atleti giovanissimi appartenenti alla categoria junior, quegli stessi bambini che nel 2006 guardavano ammirati gli idoli del ghiaccio sognando un giorno di essere al loro posto. Il mio sogno è di arrivare alle Olimpiadi e di far provare le emozioni che provo io alle persone che mi guardano. Insieme a Gaia Maiorano, la PAT presenta le atlete Delia Paparella e Ilaria Nogaro e ha organizzato la cerimonia di apertura dei campionati con il team di teatro Snowflakes. Tra i grandi atleti protagonisti dell'evento gareggiano Luca Lanotte e Anna Cappellini, la coppia di danza fresca di medaglia d'oro al Grand Prix della scorsa settimana e campionessa mondiale nel 2014. Presente anche Valentina Marchei, che da poco più di un anno ha dato una svolta alla sua carriera passando dal singolo alla coppia di artistico con Andrei Otarek. Quei cinque cerchi ancora i brividi me li danno nonostante abbia fatto le Olimpiadi, quindi abbia già provato l'atmosfera olimpica. E pensare che hanno pattinato pattinatori di altissimo livello e compresi i miei idoli sin dall'infanzia è un'emozione grandissima. Alla chiusura delle gare seguirà la cerimonia conclusiva di Torino 2015 e il Golden Skate Awards, il gran galà sul ghiaccio che alla sua nona edizione vedrà esibirsi protagonisti come Eugenie Pruschenko e Kira Corpi. Ed è tutto per questa edizione di Futura News, un grazie per averci seguito e auguri di buone feste. Auguri. I simboli di un potere che col terrorismo omicida si illudeva di poter abbattere.